Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dalla location, oggi ci sarà un test, in questo caso un test confronto fra due droni che sono davvero molto simili per quanto riguardano le caratteristiche tecniche dichiarate dalle due aziende. Quindi il confronto sarà tra lui, DJI Air 2S, il mio drone preferito in assoluto, perché ragazzi abbiamo tutto: qualità, prestazioni, sicurezza, solidità, compattezza nel trasportarlo, veramente un drone, secondo me il drone numero uno appunto per queste sue caratteristiche che lo rendono un drone davvero fantastico. E sicuramente tra i suoi punti forti c'è la fotocamera col suo sensore da un pollice, e a me questo drone fa davvero impazzire. Ma a confronto ne abbiamo un altro che ha delle caratteristiche interessanti, lui, l'ultimo arrivato in casa Apsan, Ace versione Pro. Ho già portato qua sul canale la versione del Ace SE, quindi la versione più economica di lui. Oggi invece vi porto quello che è per adesso la punta di diamante di casa Apsan. Questo drone che ha dalla sua delle caratteristiche molto simili a quelle di Air 2S, li differenzia sicuramente molto il prezzo, ma a livello di schede tecniche sono davvero tanto simili. Allora partiamo da quello che è il materiale costruttivo. È praticamente lo stesso materiale, davvero simile, non so se riesco a farvelo vedere dalla videocamera, ma plastiche veramente top per entrambi, perché Apsan ha abbandonato da circa un anno le plasticacce che usava nei suoi droni, da quando ha prodotto l'Apsan Zino Mini, in cui ha usato delle plastiche davvero fantastiche, cioè a livello di un DJI. Anche qua abbiamo delle plastiche davvero simili a quelle che usa il marchio numero uno dei droni. I due droni rientrano nella stessa categoria perché sono due droni che pesano meno di 600 grammi, quindi molto simili sia nelle dimensioni che nel peso di trasporto, sono quindi abbastanza compatti entrambi. A livello di caratteristiche hardware sotto la loro pancia li andiamo a vedere da vicino, molto simili anche in questo. DJI ha un optical flow, luce a LED di illuminazione dell'area di atterraggio e decollo quando vogliamo il buio, un'altra optical flow, due sensori ad infrarossi e ventola di raffreddamento. Mentre lui, Ace versione Pro, che poi ha lo stesso comparto tecnico anche della versione SE più economica, ventola di raffreddamento, optical flow, due sensori ad infrarossi e luce di illuminazione dell'area di atterraggio e di decollo. Quindi molto simili entrambi da questo punto di vista. Le fotocamere a livello di dimensioni sicuramente non c'è paragone, cioè qua ragazzi ce l'ha molto molto più grossa di lui, e le dimensioni probabilmente fanno la differenza, perché davvero c'è un abisso di dimensioni. Però a livello di sensore non siamo così lontani, qua abbiamo un sensore da un pollice, qua abbiamo un sensore da 1 su 1.3 pollici, quindi un po' più piccolino, ma si avvicina molto al pollice. Poi a livello di segnale wifi, entrambi utilizzano un wifi di proprietà, qua abbiamo OcuSync 3 per Air 2S, mentre qua per Apsan Ace versione Pro abbiamo SyncLix versione 3. Entrambi due sistemi wifi secondo me molto performanti, l'unica differenza è che con Air 2S si switcha fra due bande, quindi più possibilità di avere meno interferenze, mentre qua lavora tutto su una banda sola. Poi sicuramente un'altra differenza potrebbe essere nell'aggancio dei satelliti, perché qua abbiamo GPS, GLONASS e Galileo, mentre qua abbiamo solo GPS e GLONASS. Questo non vuol dire che non aggancia i satelliti, ma in certe situazioni potrebbe metterci un pochino più di tempo. Poi per quanto riguarda i sensori anticollisione, perché entrambi utilizzano appunto dei sensori anticollisione, nel DJI Air 2S abbiamo i due frontali che guardano verso l'alto, due posteriori e quelli sotto alla pancia. Di qua abbiamo i due frontali, i due posteriori e i sensori sotto alla pancia. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza simili, entrambi hanno l'active track, quindi tutti e due i droni sono in grado di seguirci, infatti nella prova che faremo oggi mi farò seguire con la mia e-bike per vedere come si comportano entrambi in questa situazione, anche se lui in questo momento, arriverà l'aggiornamento che poi glielo permetterà di fare, non aggira gli ostacoli, lui per adesso si ferma mentre lui aggira gli ostacoli, ma per lui è solo questione di aggiornamenti, poi arriverà come è arrivato per il suo fratellino minore, l'Apsan Zino Mini versione Pro, che è il primo e per adesso unico drone sotto i 250 grammi ad aggirare gli ostacoli. Anche se ovviamente con le piante che ci sono adesso, abbiamo solo rami secchi, i rami sono abbastanza un punto dolente per questi droni dal punto di vista dell'ostacolo, perché
tanti rametti non vengono visti dai sensori anticollisione. Quando poi le piante si riempiono di foglie, allora tutto cambia. Quindi il video che faremo oggi sarà un video confronto delle due fotocamere, quindi registreremo in 4K a 30 fps per entrambi, tutte e due in automatico. Poi proveremo qualche volo automatico appunto per vedere come vengono fatti da entrambi. Scatteremo delle foto contro luce nelle solite quattro posizioni che scatto le foto nei miei test, perché preferisco sempre fare i test molto simili, cerco sempre di fare anche gli stessi percorsi appunto perché così si può andare a vedere magari un mio video di qualche mese fa con un altro drone e la location è sempre la stessa, le riprese molto simili, quindi si può fare un po' una comparazione. Poi proveremo l'RTH sul landing per entrambi, anche se ovviamente sono due droni che non dovrebbero avere grossi problemi nell'arrivare sul landing, però è sempre una cosa che mi affascina e piace parecchio vedere il drone che ritorna sul landing e di quanto può sbagliare rispetto al landing. Quindi questo è tutto quello che vedremo oggi. Come vi ho detto, la cosa principale che li differenzia è il prezzo, perché qua c'è una differenza che si aggira circa intorno ai 300 euro, magari anche qualcosina più con i coupon sconto che si possono avere con lui, però poi magari ci sono anche delle diversità a livello tecnico, foto, video o anche di gestione dei voli automatici, cioè tutte queste cose che però vedremo tra poco nel video. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti, scrivetemi voi la vostra opinione per quanto riguarda appunto un discorso di qualità video, foto, per quanto riguarda l'active track, per quanto riguarda il prezzo, cioè scrivetemi voi come vedete Apsara adesso posizionata nel mercato rispetto a DJI, che sicuramente rimane tuttora leader incontrastata anche se le altre aziende tentano di avvicinarsi. Ditemi voi cosa ne pensate di come Apsara si sta approcciando ad un livello superiore di qualità dei suoi droni. Vi aspetto quindi qua sotto nei commenti e mi raccomando però ragazzi, se il video dovesse piacervi e lo trovate utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram e se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti il mondo dei droni e della tecnologia, anche di lui arriveranno dei coupon sconto, quindi se vi va seguitemi sul mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial, novità. Ma adesso decolliamo in questo test comparativo tra DJI Air 2S e Apsan Ace versione Pro. Andiamo! Keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't advance this. I've been living. But I can't abide. Three, two, one.
3, 2, 1.
Go home. Ok, sta ritornando, è qua sopra di me. Vedete che ha abbassato lui da solo in automatico la videocamera verso il basso e adesso vediamo come si comporta verso il landing. Di solito DJI è un cecchino in questo, vediamo se anche stavolta non deluderà. Secondo me arriva, arriva sul landing. DJI in questo è top. DJI in questo è sempre il top. Vedete che ormai è vicinissimo. Sì, direi che c'è. C'è. Sempre top. Top DJI. Rallenta. Perfetto. La cosa impressionante di DJI è che oltre che becca il landing, lo becca sempre nel centro il landing. Non è che lo becca appena appena, lo becca sempre in mezzo. Incredibile. Air 2S numero 1 anche in questo. Return to home. Perfetto. Ormai è qua sopra? Sì, è qua sopra. Vado ad abbassare la telecamera perché lui non la abbassa di default, come fa invece il DJI Air 2S. E vediamo il suo comportamento rispetto al landing. Allora, di sicuro è molto vicino, anche se in questo momento non lo sta centrando. Vediamo però, perché comunque lui quando arriva a pochi metri dal landing dovrebbe spostarsi e leggere il landing per poi andare a centrarlo. Vediamo se così fa anche stavolta, perché Apsan ha questo metodo, come anche il Fimi X8, di spostarsi all'ultimo momento quando l'optical flow vede il landing. Vedete che l'optical flow l'ha vista, ci abbiamo il mirino che c'entra l'H, quindi in teoria lui dovrebbe atterrare preciso sull'H. Vediamo, scende molto lentamente. Molto lentamente, si è fermato, è fermo a un paio di metri d'altezza, adesso ha alzato da solo la videocamera e scende. Vediamo. Vediamo. Ok, non ha beccato l'H in maniera precisa come DJI, però è sul landing arrivato. Avete visto come l'optical flow ha evidenziato proprio il landing con un mirino? Questa è la funzione che ha Apsan anche per lo Zino Mini e anche per qualche altro Apsan più vecchio. C'era già questa funzione di leggere proprio il landing, quando il drone è leggermente discentrato dal landing, di spostarsi leggendo appunto il tappetino.